in questo video voglio dare una linea guida agli imprenditori per scegliere, sia da un punto di vista di risparmio fiscale e anche magari in altre variabili che non sono prettamente fiscali, quando, praticamente per noi imprenditore è meglio avere un collaboratore con busta paga oppure con la partita IVA. Quindi qui di seguito andiamo a vedere un esempio numerico di risparmio fiscale in un caso e nell'altro. Oggi parlerò di un argomento importante per tutti gli imprenditori che stanno facendo crescere il fatturato delle SRL ed hanno bisogno di prendere nuovi collaboratori, ossia se assumere questi nuovi collaboratori di fatto con la partita IVA oppure con la busta paga e quindi nel caso come tagliare il più possibile le imposte e i contributi. Posso dirti che non è che in base al collaboratore tu tendenzialmente risparmi le imposte e i contributi, ma c'è anche da dire che indirettamente, siccome l'aspetto fiscale di una partita IVA o magari anche della busta paga ha dei vantaggi che l'altro strumento non ha, ecco che si può scegliere la strada migliore per ottimizzare il carico fiscale in sostanza al collaboratore e quindi per noi imprenditori equivale questa cosa in qualche modo a diminuire il costo della collaborazione, appunto perché il collaboratore ha maggiori vantaggi fiscali. Quindi è ovvio che non è che ci sono delle norme specifiche a vantaggio di noi imprenditori con SRL, però è anche vero che siccome per i nostri collaboratori con busta paga o con la partita IVA ci sono determinati specifici vantaggi che questi hanno, ecco che indirettamente per noi imprenditori con un SRL con cui insomma collaboriamo con questi collaboratori può indirettamente portarci un vantaggio fiscale anche a noi. Ok? Prima di tutto andiamo a vedere in quali modi puoi attivare una collaborazione con un nuovo collaboratore dell'SRL. Ho voluto fare questo piccolo schema semplicemente per comprendere un po' l'ambito di riferimento. Essenzialmente si possono avere due tipologie di relazione con le persone, no? Con i collaboratori. Da una parte abbiamo una relazione di lungo periodo, dall'altra parte abbiamo rapporti un po' più occasionali. Per avere un rapporto di lungo periodo con una persona, possiamo avere ovviamente prima di tutto la busta paga, oppure collaborare con questa persona con la partita IVA, tra cui il regime del forfettario. Bene. Dall'altro lato abbiamo rapporti più occasionali, come ad esempio il lavoro autonomo occasionale, quello famoso fino a 5.000 euro, oppure anche i voucher, cosa che adesso hanno cambiato nome da qualche anno, dovrebbero chiamarsi prestazioni accessorie, se ricordo bene, ok? E comunque queste ultime due sono rapporti che possono benissimo avvenire in determinate specifiche condizioni, ovviamente, ma sono rapporti occasionali. Ecco che in sostanza in questa presentazione, o almeno quello che volevo mostrare a te oggi, non prendo in riferimento il lavoro occasionale con il collaboratore, in quanto voglio valutare la convenienza fiscale su un collaboratore con cui avviare un progetto sul lungo periodo. Ok? Quindi andiamo a valutare la convenienza fiscale e le caratteristiche che hanno la busta paga e anche la partita IVA come forfettaria. Ti posso anticipare che comunque non è una scelta, diciamo, univoca per tutti gli imprenditori. Alcuni imprenditori possono, diciamo, avere vantaggi nell'utilizzare uno strumento e altri nel secondo strumento. Quindi dipende proprio dalle caratteristiche, diciamo, di business dell'imprenditore e ovviamente anche in base alla posizione fiscale che ha il collaboratore. Ma andiamo a scoprirlo insieme. Per, diciamo, comprendere la convenienza, nell'uno o nell'altro strumento, prima di tutto andiamo a vedere quant'è in qualche modo il risparmio fiscale che può avere una persona con la busta paga oppure quant'è il risparmio fiscale che può avere appunto una persona che ha una partita IVA con il regime del forfettario. Per fare questo andremo a fare un calcolo, ovviamente un po' semplificato, che però ci fa comprendere quante imposte e contributi si paga con uno strumento e con l'altro. Quindi andiamo a fare dei calcoli di convenienza fiscale, ok? Per fare questi calcoli di convenienza fiscale ipotizziamo questi dati qua. Prima di tutto consideriamo il costo di un collaboratore, appunto annuale di 25.000 euro, che in qualche modo è, diciamo, equipara, o almeno questi 25.000 euro sono tendenzialmente equiparati al costo annuale che può avere un collaboratore con busta paga, compreso anche il TFR. E quindi andiamo a vedere su un lavoratore che ha 25.000 euro di costo, quante imposte e contributi paga in un caso con la busta paga e quante imposte e contributi paga nell'altro caso con la partita IVA. Un altro dato che dobbiamo prendere in considerazione è questo: considero il caso in cui negli accordi tra il collaboratore e l'SRL comunque sia la società che direttamente o indirettamente si fa carico dei contributi a carico appunto del lavoratore, del collaboratore in questo caso. E quindi, fatto questo, dobbiamo essenzialmente comprendere quanti tributi, ossia quante imposte e contributi, paga l'SRL, prima di tutto nel caso in cui il collaboratore abbia una busta paga, e poi successivamente nel prossimo capitolo andremo a vedere quante imposte e contributi paga un collaboratore con, la partita IVA con il regime del forfettario.
Quindi intanto andiamo a vedere praticamente le imposte e contributi che paga un imprenditore, un SRL in questo caso, con un collaboratore con busta paga. Quindi ricordiamoci che i contributi INPS che sono sulla busta paga sono di circa il 39%, di cui un terzo circa sono a carico del lavoratore e due terzi sono a carico dell'azienda. Siccome tu vuoi sapere il costo complessivo per l'SRL, allora consideriamo tutto come se dovesse diminuire il compenso da erogare al collaboratore, appunto perché tutto quanto, diciamo, è a carico dell'SRL. Quindi non facciamo altro che fare questa semplice formula matematica, prendiamo 25.000 euro che, ripeto, è un costo considerato annuale del collaboratore, diciamo a 8 ore al giorno, e quindi facciamo la formula inversa e da 25.000 euro scorporiamo questo 39% dei contributi INPS e viene un lordo IRPEF pari a 17.985,61 euro. Bene. Quindi grazie a questo riusciamo a capire quanti sono i contributi INPS complessivi che paga la società, sia a carico della società sia a carico del lavoratore. In questo caso i contributi complessivi che ci possono essere sulla busta paga, annuale, per carità, a tempo pieno, è di circa 7.014,39 euro, che è dato dalla differenza tra 25.000 euro, che è il costo lordo del lavoratore, meno l'importo imponibile IRPEF, okay, che questo ha. Sulla differenza tra il compenso lordo dei contributi INPS, il dipendente paga le aliquote ordinarie IRPEF più le addizionali regionali e comunali. In questo calcolo non consideriamo le agevolazioni del bonus Renzi, delle detrazioni di imposta del lavoro da dipendente, del coniuge carico, dei figli a carico, eccetera. Perché questa cosa? Perché queste sono appunto variabili che vanno considerate nella posizione specifica del lavoratore, ok? E che è soggetta a variabili in base a specifiche differenti situazioni. Quindi adesso qui andiamo a vedere in qualche modo l'onere tributario teorico e poi ovviamente in base alla specifica situazione reale in cui te ti trovi come imprenditore e collaboratore, dovete vedere qual è la cosa che vi può massimizzare al meglio l'efficacia fiscale. Perché questa cosa? Adesso, poi senza farla lunga, perché ho voluto mettere questo dato senza i bonus, perché è ovvio che se io mi trovo a collaborare con un collaboratore che dovesse avere più familiari a carico e magari quello è l'unico reddito che dispone, eccetera, è ovvio che avrà un maggior quantitativo di bonus a titolo di detrazione d'imposta, a titolo di ex bonus Renzi e anche a titolo di familiare a carico. Ecco che in questo caso questa situazione specifica del lavoratore va appunto a maggior ragione a vantaggio verso una collaborazione con la busta paga. Questo in quanto, appunto, come ho già detto, ci sono vari elementi da considerare insieme per essere sicuro che tu stia prendendo la situazione con la massima efficacia fiscale possibile. Dunque, per semplificare un pochettino i calcoli, visto che abbiamo tolto dei bonus, non consideriamo l'addizionale comunale e regionale che può avere l'imprenditore, anche perché non abbiamo ipotizzato un luogo di residenza, e quindi l'IRPEF che deve pagare il dipendente sulla prima fascia da 0 a 15.000 euro è del 23%, mentre sulla fascia superiore da 15.000 euro a 28.000 euro paga il 25%. Dunque, andando a sviluppare i calcoli, le imposte IRPEF del collaboratore con un imponibile di euro 17.985,61, che è quell'importo diciamo, di IRPEF che è al netto dei contributi INPS pagati, ecco che come imposte l'imprenditore paga sul primo scaglione 3.450 euro, sul secondo scaglione, ok, sulla parte superiore a 15.000 euro, paga 746,40 praticamente euro. E in totale, senza farla lunga, sappiamo che l'importo delle imposte che il nostro collaboratore con busta paga paga sono pari a 4.196,40. Poi è ovvio che questo audio probabilmente sarà messo anche nel podcast di efficacia fiscale ed è sicuramente molto più facile vedere questa cosa attraverso un video invece che ascoltarlo solo in podcast. Però adesso numericamente dobbiamo sapere che abbiamo calcolato le imposte che paga il lavoratore sulla busta paga, dunque adesso possiamo comprendere su questi 25.000 euro di costo quante sono le imposte e i contributi che paga il lavoratore. Ok? In totale, considerando i 4.196,40 come imposte che paga il lavoratore e 7.014,39 euro che paga l'azienda e il lavoratore come contributi INPS, in totale abbiamo che il carico tributario su questi 25.000 euro come busta paga sono pari a 11.210,49%. E ovviamente l'importo è importante e questa cosa ormai la sappiamo tutti, ok? Nell'ambito del cuneo fiscale, ossia della differenza tra quanto noi paghiamo per il lavoratore e quanto questo riceve, ovviamente una fetta importante se ne va in imposte e contributi da pagare. Bene.
Adesso, visto che abbiamo considerato e calcolato, direi, le imposte e contributi che si pagano nell'ambito di un rapporto con busta paga, andiamo a vedere le imposte e contributi che pagherebbe lo stesso collaboratore, sempre con un compenso di 25.000 euro, ma questa volta non utilizzando una busta paga, ma utilizzando appunto un rapporto di collaborazione comportativa utilizzando il regime del forfettario. Bene. Ricordati che il forfettario non può avere i bonus fiscali della busta paga che hai letto nel capitolo precedente, che sono riservati solo alla busta paga. Quindi anche questa cosa è un elemento che va calcolato nello specifico quando hai un caso reale concreto, perché ovviamente se la busta paga ti dà dei bonus e il regime del forfettario no, ovviamente se una persona ha più bonus fiscali, ovvio che questa cosa va maggiormente a vantaggio nell'utilizzare una busta paga invece che una partita IVA. Bene. Detto questo, comunque, di sicuro il regime del forfettario farà pagare i seguenti tributi al collaboratore. Quindi ricordiamoci che dovrà pagare i contributi INPS commercianti del 24%, diminuito teoricamente di un 35%, come bonus contributivo che è previsto dalla legge. E in questo caso consideriamo che la collaborazione sia con l'INPS commercianti e non con un INPS gestione separata, perché non offre questo bonus. Però mettiamo il caso, ok, che la collaborazione sia tra noi SRL e un soggetto che è un collaboratore collabora con noi e questo deve pagare l'INPS commercianti barra volendo anche artigiani. Oltre a questo, dobbiamo sapere che il forfettario o comunque tutte le persone che hanno una partita IVA come forfettaria devono pagare le imposte sul reddito da dichiarare che è calcolato su una percentuale del fatturato generato dalla partita IVA e sul quale pagherà il 5% di imposte per i primi anni oppure il 15% per gli anni successivi. Aliquota, diciamo questa aliquota percentuale sul fatturato, aliquota che è appunto chiamata percentuale di redditività e che ha la funzione di individuare il reddito in percentuale del fatturato che fa il collaboratore con la partita IVA da forfettario. In generale, senza farla lunga, con il regime del forfettario tu non ti puoi scaricare i costi reali che sostieni, ma lo Stato ti permette di avere una percentuale fissa di costi che va, diciamo, è calcolata in automatico dallo Stato e che varia appunto in funzione del codice Ateco che noi utilizziamo. E quindi per sicurezza, come vedremo dopo, noi abbiamo utilizzato una percentuale sfavorevole al collaboratore in modo da calcolare un ipotetico importo alto di imposte che deve pagare per cercare di gestire al meglio poi in un futuro questa soluzione fiscale specifica per lui. Perché se io rendo in qualche modo il forfettario in qualche modo più oneroso da un punto di vista fiscale, vuole dire che se continuo comunque ad avere vantaggio sotto un punto di vista numerico, in realtà il vantaggio che avrà il collaboratore sarà maggiore. In via precauzionale consideriamo la partita IVA che ha la maggiore percentuale di redditività, che rappresenta il caso in cui paga più imposte. Come ho già detto appunto adesso, consideriamo questa percentuale di costo la più bassa possibile, ossia la percentuale di redditività più alta possibile, in modo che questo collaboratore possa figurativamente pagare più imposte, quindi vuol dire che nella realtà questo qui paga di meno e quindi a maggior ragione abbiamo eventualmente modo di considerare buono questo strumento. Proseguendo, non consideriamo per sicurezza la detrazione dei contributi INPS nell'anno, questo perché i contributi INPS sono in realtà l'unico costo che può avere la partita IVA da forfettario, ok? Ma non lo consideriamo come bonus fiscale, sempre per lo stesso principio di prima, ok? Questo perché non diamo dei vantaggi alla partita IVA da forfettario, perché come noteremo ci sono dei vantaggi fiscali, quindi in realtà il collaboratore ne avrà di più e soprattutto perché questi vantaggi fiscali sono un po' più specifici da collaboratore a collaboratore, che vanno analizzati solo nel momento in cui vai nel preciso a vedere ed esaminare la tua situazione, ok? Cosa che appunto puoi verificare nella specifica posizione del collaboratore, ricordando che il risparmio fiscale è veramente contenuto di questa detrazione d'imposta che può avere il regime del forfettario. Quindi andiamo a prendere il coefficiente di redditività peggiore che è dell'86%, ossia con questa ipotesi noi consideriamo in automatico che ci sia un costo nella partita IVA pari al 14% di tutto quanto il fatturato. E questo dato è praticamente il peggiore, cioè non c'è una partita IVA in qualche modo forfettaria peggiore, anzi all'opposto potreste avere delle partite IVA che hanno una percentuale diciamo di redditività minore, ok? E quindi potrebbero darti un maggior beneficio fiscale. Comunque io per sicurezza ho preso il dato peggiore. Consideriamo che la partita IVA da forfettaria abbia
comunque meno di 3 anni, e in quanto paga, poi dopo vedremo con i calcoli, il 5% di imposte invece che il 15%. Ho considerato questo dato e poi ti mostrerò il motivo, ok? L'SRL non dovrà figurativamente pagare nessun contributo per il collaboratore che ha la partita IVA, perché l'INPS lo paga sempre chi ha la partita IVA, non lo può scaricare sul, diciamo, sull'azienda in questo caso. Dunque, il collaboratore con il regime del forfettario deve pagare tutti i contributi INPS e le imposte in questo modo qua. Ovviamente questo è più facile vederlo video che nel podcast. Vediamo il reddito del forfettario, che è pari al fatturato per il coefficiente di redditività, quindi 25.000 euro, che è il costo complessivo per l'86%, viene fuori che il reddito da dichiarare al fisco, appunto, è 21.500 euro. Quindi questo è il reddito sul quale il collaboratore andrà a pagare i contributi INPS e le imposte in sostanza. Andiamo a sviluppare i calcoli, andiamo a calcolare i contributi INPS del 24%, e quindi 21.500 per 24% fa 5.160. Anche qui non ho voluto, per sicurezza, diminuire i contributi INPS del 35%, appunto perché voglio mostrare il caso, diciamo, peggiore, in modo che poi quando tu applicherai questa cosa nel caso reale del tuo collaboratore, lui in realtà possa risparmiare di più. Ok? Quindi ho calcolato i contributi INPS commercianti, 5.160, e poi andiamo a calcolare l'imposta sul reddito del forfettario, ossia 21.500 euro per il 5% uguale 1.075 euro, che ovviamente l'importo è molto basso perché l'aliquota effettivamente dell'imposta che paga il forfettario è contenuta. Ok? Dunque, quindi in totale i tributi pagati dal collaboratore con la partita IVA da forfettario su un compenso lordo di 25.000 euro sono pari a in totale 6.235 euro. Ok, quindi in totale questo collaboratore con la partita IVA, con un costo per noi SRL di 25.000 euro, questo paga sulla sua posizione in totale di tributi come imposte e contributi 6.235 euro. In sintesi, attivando una collaborazione con una persona appunto che ha una partita IVA forfettaria, l'SRL paga 25.000 euro, simile all'importo di un dipendente a tempo pieno, ed i contributi complessivi sono di euro 2.135 euro. E quindi poi c'è un netto che però non è utile per adesso, insomma, in questo calcolo. Ottenuto questo dato, ovviamente bisogna paragonarlo al caso della collaborazione utilizzando una busta paga da dipendente. Dunque, questo capitolo è chiuso. Cosa abbiamo fatto in generale? Abbiamo calcolato prima di tutto con la busta paga le imposte e contributi che si può pagare con questa soluzione. Bene, dall'altro lato, adesso abbiamo calcolato le imposte e contributi che in generale si paga utilizzando la partita IVA forfettaria. Ehi, cosa fai? Sei ancora qui? Vai subito sul mio blog efficaciafiscale.com, dove troverai soluzioni fiscali specifiche per il mondo dell'SRL e strumenti contabili per guidare la tua SRL verso il successo. Ci vediamo dall'altra parte. Ciao, a presto!